destro e non lo scontro diretto tra Odesso e Salerno è stato fondamentale per sancire la formazione di campione libero, che è Bressanone tra le due litiganti sportivamente parlando. Naturalmente ha goduto la terza squadra perché hanno pareggiato 18-18 Odesso e Salerno, e il Bressanone che invece ha battuto 26-21 in trasferta intera ha ottenuto poi il sorpasso ai danni delle due formazioni e dunque il primato in classifica. Turni di rito da una parte e dall'altra, tra pochissimo sarà davvero il momento di sfidarsi per, come abbiamo definito la partita, il personale scudetto di queste due squadre, ovvero la permanenza nella massima serie. La salvezza sarà importante, ovviamente, iniziare bene questa partita da un punto di vista psicologico. Certo, soprattutto perché sono due squadre giovani e soprattutto con tanta esperienza, quindi iniziare bene con il figlio giusto vuol dire avere morale da vendere, vuol dire rompere subito il ghiaccio e vuol dire avere un bel vantaggio rispetto alla diretta concorrente. Giovani entrambe le squadre, giovane soprattutto il Bologna, con Martini che ha il pallone nelle mani e inizierà lo starting seven voluto da coach Beppe Tedesco. Avete visto anche Strappini, adesso verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime. Un minuto di silenzio. Osservato per onorare la memoria delle vittime della tragedia di Corinaldo della notte scorsa nella provincia di Ancona, disposto dalla Federazione Italiana Gioco d'Angolo aderendo all'invito del presidente del CONI Marche Fabio Luna. Un minuto di silenzio che ha interessato tutte le formazioni della regione Marche impegnate nel fine settimana della pallavolo italiana e tutto, naturalmente anche del Cingoli che gioca questa sera con il punto al braccio. Iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia rosso-blu il Bologna United, si difende in maglia rossa con strisce bianche il Cingoli, primo possesso della partita con Racalbuto che fa girare il pallone. Salini uno contro uno del centrale della nazionale e del Bologna, ancora Racalbuto con due pivot Bologna, lo scarico subito per cercare Garauba, però superato, marcato la linea laterale, allora cambia di possesso, nulla di fatto su questo primo attacco del Bologna, prova subito a farsi avanti Cingoli, Randes, la conclusione 1-0 il punto. Quanto scontano queste palle, le palle Cingoli in questo momento tra le mani dei giocatori del Bologna purtroppo, e quindi abbiamo avuto subito un capovolgimento di fronte con il vantaggio del Cingoli. Assisteremo sicuramente a una partita che ha tra le proprie chiavi di lettura il gioco veloce, perché entrambe le squadre hanno sia nelle ripartenze che contropiede in seconda fase importanti frecce del proprio arco. La parte di Randes, classe 99, origini siciliane, originario per la precisione di Alcamo, però a sessione invece è Riccardi, centrale arrivato dal Bolzano, uno dei rinforzi principale della campagna di mercato estiva del Bologna. Racalbuto, e cosa dice? Tenta di tiro lo scarico ancora per Racalbuto, però vedete che è il doppio pivot che sta cercando questa trama. Tanto di Riccardi ha parato con le ruote che poi riesce a mantenere il pallone nelle proprie mani, a cederlo a Lorenzo Nocelli, non cambia il punteggio, 1-0, 1-45, partita meglio Cingoli. Alvarez. Nocelli va ad impostare l'azione d'attacco della formazione marchigiana, c'è un taglio, un tiro proprio di Randes che ha il braccio caldo, la palla gli torna nelle mani e va lui a segnare, anzi è Strappini che ha raccolto la ribattuta ed ha realizzato il 2-0. Quanto è importante nell'economia del gioco della squadra di Cingoli Strappini, è l'anima di questa squadra per grinta, per voglia e anche per gol, tanti gol nelle sue mani. Cingoli che sta costruendo però questo allungo, questo vantaggio nel corso del avvio di partita, soprattutto sulle difficoltà di Bologna nella fase d'attacco e soprattutto su una difesa come al solito arcigna.
la formazione marchigiana è morbida, come dicevi tu giustamente, da parte del Bologna. Esatto, parte. Esatto, è riferito esattamente alla formazione. Racalbuto va a realizzare la rete del 2-1 al terzo minuto. Rivediamo nel replay il gol di Gian Maria Racalbuto per sbloccare il punteggio. Per quanto riguarda Bologna, 2-1 il risultato al terzo. Strappini dai 9 metri dopo il fallo commesso da parte della difesa del singolo. Con ordine, con calma, se ne ospite. Ancora come un obiettivo a terra degli Nocelli, cerca il balance, chiuso però il giocatore argentino nel suo tentativo, la parata e poi pasticcia un po' Sabini, che infatti commette una invasione. Pavone che sarebbe tornato comodamente nelle mani, invece non è riuscito a coordinare. Eccesso di voglia probabilmente. Ha regalato di fatto un ulteriore possesso, un'ulteriore chance per attaccare al singolo Nocelli. Stessa trama offensiva vista poco fa, il taglio di Mangoni come doppio pivot, va in elevazione Alvarez, poi non c'è la spazio per la conclusione, tocca il muro che manda fuori causa Rossi. Ho visto come quando si alza Alvarez ne fa saltare tre, si creano automaticamente gli spazi per i suoi compagni di squadra. Deve probabilmente essere un po' più aggressiva la difesa del Bologna, deve toccare, deve non solo usare la sua arma migliore che è il muro, ma anche per impensierire un attacco così punitivo come quello dei singoli, qualche mano addosso non basterebbe. Al punto sul palo dove ha forzato Andrea Colleluori, va addirittura a bloccare quel pallone Randes. Ora un incrocio Alvarez, la palla dentro per Strappini che si ritaglia ottimamente lo spazio, grande parata di Rossi, attenzione al contropiede da parte di Bologna, il tiro e la rete di Cimatti per il 3-2 con cui Bologna risponde, parata di Rossi e poi tutto facile il contropiede. Eh sì, Rossi è bravissimo, si è superato in questa parata difficilissima, pelle d'orso. Sulla toppa però ha durato la disattenzione della sua difesa. Involontariamente ha lanciato il contropiede. Randes, non c'è di Alvarez. Tiro di Alvarez dalla distanza, ancora una parata di Rossi e poi raccoglie quel pallone. Strappini cerca tutti i palloni, Strappini è onnipresente. Ha cercato la grande giocata, Racalbuto fa tutto da solo e lo fa ottenendo un cartellino giallo a munizione. Ha rischiato qualcosina Strappini adesso, perché ha rischiato probabilmente più di lui, ha agganciato il braccio di Racalbuto. Gli arbitri, come dire, lo graziano con un cartellino giallo. Sabini, ancora Racalbuto. Due pivot Bologna ancora Riccardo, si è visto poco in questo avvio di partita. Sabini invece prova a fare qualità, si riesce a fare nuovamente. Sabini va a puntare proprio lì nel mezzo dove fa tutto da solo e lo fa meravigliosamente bene. Ottimo l'uno contro uno di Sabini, ha giocato con il pivot, ha aspettato il movimento della difesa, in due sono andati sul marchio e ha realizzato Sabini. Questa è, come dire, l'asso nella manica di Sabini, uno contro uno, quando prova gli spazi ha un'ottima visione di gioco. Se si lascia un metro abbondante tra un giocatore e l'altro, sicuramente lui ne approfitta, come in questo caso. Quello del 98, Bolognese Doc, talento puro, senza ombra di dubbio. Ha costruito la squadra attorno, c'è Beppe Tedesco. Campionato certamente durissimo come questa nuova Serie 1 maschile con la formula girone unico. Oggi il Bologna si gioca una fetta importante di permanenza in questo campionato assieme al Cimbri che è lì tre scalini per l'esattezza più in alto rispetto alla formazione di Alvarez. Passivo intanto la segnalazione, il tiro cercato da Nocelli e poi che pasticcio stavolta di Rossi, quella pastella diventa golloso perché purtroppo la palla aveva un effetto stranissimo che ha appena è stata toccata e schizzata via addirittura lì indietro. Beffardo Rossi, capita anche questo, dovrà essere bravo adesso Rossi a non farsi condizionare, intanto attacca
attacca su Bologna, Martini, ora per Savini, che invita Racalduto, una serie di finte, poi nuovamente Savini che si butta nello spazio, nuovamente trova lo spazio, tanto movimento, tutti i tre terzini cambiano continuamente posizione, Riccardi è partito a terzino destro, si è trovato a terzino sinistro, Racalduto al centrale, Savini c'è grandissimo movimento, incroci, trame di gioco sicuramente collaudate, ben oliate, che fino a questo momento stanno portando dei punti importanti al Bologna. E si è sbloccato con il suo secondo gol consecutivo Giacomo Savini, giocatore fondamentale nell'economia di gioco di Bologna. Eh sì. È lui il cervello, il cuore, il motore pulsante di questa squadra. Tutti i palloni passano per le sue mani. Si riscatta subito Rossi con una buona parata, un buon intervento su un tiro dai 9 metri da parte di Randes, poi si è arrabbiato molto con la sua difesa perché la ribattuta è tornata ancora nelle mani del solito. È la terza volta, quindi maggiore attenzione. Anche un cartellino giallo per Riccardi. Attenzione alla possessione di Bologna, Riccardi alzare per possessione al momento di Cimatti, che solo sulla linea il tiro di Cimatti, palla che batte sul palo dentro il gol. È stato bravissimo Cimatti a saltare con il piede destro e ha chiuso quel tiro sul primo palo, è stato un bravissimo controllo di corpo impeccabile. Sul versante opposto invece Mangoni, il collega di reparto di Cimatti, anche lui mancino, va a realizzare dalla sua posizione, si è scomposto poi quella parata rossa, altrimenti se avesse aspettato un po' di più sarebbe riuscito a deviare, a neutralizzare il tiro. Parità 5-5 alla Palasamena, 9 minuti sul cronometro, attacca Bologna, Martini gioca d'appoggio, lascia la palla a Savini, poi Racalduto in posizione di centrale, Riccardi, l'uno contro uno di Riccardi che cede nuovamente a Racalduto, si fa vedere Martini sulla linea, Racalduto si alza e incrocia ottimamente. Questa volta è stata morbida, la difesa dei Cingoli è stata piatta, è stata scarica, i difensori con le braccia basse, però si fa perdonare così. Randes che va a realizzare, rivediamo nel rally proprio la sua azione, Riccardi dall'altra parte, adesso le squadre hanno entrambe alzato il ritmo, c'è un 2 minuti per Randes che era già stato abolito in precedenza, superiorità numerica, la prima della partita per Bologna. Nelle ultime azioni ha fatto tutto Randes, braccia basse ed era piatto in difesa, facilitando il tiro sopra la testa di Racalduto, quindi errore in difesa, bellissimo gol in attacco, eccesso di voglia della posizione difensiva, quindi sono costati 2 minuti di sospensione. Attacca con un giocatore in più adesso Bologna, Racalduto, Salvini con 2 pivot, palla larga per Cimatti che viene invitato alla conclusione, ma si lascia ipnotizzare da con le ruote, che parata di con le ruote, senso della porta, senso della posizione, bravissimo questo ragazzo, a proposito di talenti puri, giocatore del 2000 già sotto gli occhi importanti club francesi, in particolare il Nantes, lui ha effettuato peraltro serie di allenamenti nelle settimane scorse, potrebbe essere il terzo talento della pallavolo italiana alla prova retta dopo i gemelli Mengoni già nella catena del conferimento. Che gol, tanto io non c'è, che gol che ha fatto il gol, tutta la sua cattiveria agonistica, tutta la sua rabbia, un missile da Garau da un'ala all'altra, ma l'esito non cambia, Colerore è sempre lì e chiude la porta, l'ha invitato a tirare sul primo palo, si è spostato e poi ha chiuso lì dove aveva lasciato appositamente lo spazio, parata di un'esperienza incredibile nonostante la sua giovane età. Cingoli attacca con il pallone del possibile più due nelle mani, un vantaggio già toccato nel corso dei primissimi minuti della partita su 3-1 al Valenz. Matijasevic che va verso l'esterno, fa tutto da solo il suo tiro, terminato sul palo, poi la porta è vuota e arriva il gol da parte di Savini. Questo è il rischio di giocare in extra player, se si perdono quei palloni, se si forza quel tiro, perché Matijasevic è andato a tirare verso il fondo, probabilmente poteva aspettare, perché in extra player comunque bisogna ritardare la conclusione, perché se si sbaglia poi è facilissimo prendere gol da porta a porta. Per l'attacco invece, in questo caso per l'attacco di Bologna, sono gol che fanno morale. Certo. Si è converso. 7-7. Randes. 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 Era terminato
sopra il muro. Bellissimo Riccardo Savini, insieme in collaborazione sono riusciti a fermare Vares, ma che lavoro che fa Vares, che stringe tantissimo la difesa. Ora un errore, la palla allarga il tiro, la palla recuperata da Savini che è tutto solo in contropiede, il tiro di Savini che si è preso la squadra sulle spalle. 8-7 Bologna, stiamo rivedendo la rete da parte di Savini, mentre intanto sul versante opposto c'è un tentativo parato da Rossi e ora il Bologna vede un passaggio positivo nel corso della sua partita, nella storia della partita. Siamo al 12esimo, il gol di Savini e la parata di Rossi hanno ridato morale, hanno dato coraggio alla squadra di Beppe Tedesco che attacca. Bologna in power up in questo momento, sta difendendo bene, complice anche un po' di fretta da parte dei cinque, dobbiamo dire, per onestà intellettuale, e soprattutto attacchi. È anche fortunoso, ci si mette anche la dea bendata, questa volta è nemica di Colleluoli, nemica del Cingoli, è decisamente amica sorridente nei confronti di Bologna. Pallone che batte prima sul palo, poi sulla schiena di Colleluoli. 9-7 il punteggio al 13esimo, il gol che porta la firma di Racalbuto. Attacco nuovamente di Cingoli che adesso va a caccia della reazione. Di questo si sono caratterizzati, di questo abbiamo vissuto in questi primi minuti. Botta e risposta, reazione da una parte e dall'altra. Randes, Nocelli, le sue fitte, poi torna su Amarzo, però non ha spazio con le due pivot, Cicoli, il tiro di Nocelli, la palla raccolta da Riccardo, il contropiede, Cimatti, tutto solo, Cimatti che pasticcia con il pallone, palla che finisce sui piedi, cambio di possesso. Non riesce a controllare questa palla che gli passa sotto il ginocchio. Forse leggero è stato questo approccio col pallone, questa ricezione, sì. Quanto è importante ricevere bene la palla, perché ne va di tutta l'azione successiva, tutto il movimento tecnico. Nocelli, Altarez. Ottima azione di Altarez, grandissima palla per Strappini che poi non sbaglia. Rete del 9-8. L'asse Altarez-Strappini è micidiale. Anche Raccalduto sta giocando una gran partita. Va tra primo e secondo difensore. Chiara, fredda il suo difensore, va a segnare al quarto d'ora, 10-8 in favore di Bologna. Aveva tantissimo movimento la partita, è riuscito in uno contro uno tra primo e secondo, è andato verso il fondo, è riuscito a tirare sul palo lungo. È stato un cambio giudicato irregolare ai danni di Bologna, 2 minuti per Riccardo. Anzi, per Santolero, che è il giocatore che è entrato e viene richiamato in panchina. Riccardo, 2 minuti sono per Riccardo. Santolero entra in campo, Raccalbuto opera perciò il cambio con Santolero. Leggerezza da evitare sempre e soprattutto in queste partite. Soprattutto in queste partite, soprattutto in questo momento positivo per la squadra di casa. Rimanere inferiorità numerica non è il massimo della vita. Nocelli adesso per l'attacco di Cingoli con un giocatore in più, il primo passaggio in superiorità numerica nel corso della partita per gli ospiti. Il tiro di Mangoni che sul primo palo batte chirurgico. Mangoni salta e chiude sul primo palo, vede uno spiraglio probabilmente quanto basta per far passare quel pallone sul primo palo. C'è il cambio in difesa voluto da Cingoli con Massarini che viene seguito a uomo da Randes. In questo momento il Bologna ancora si trova con un giocatore in meno, la palla larga per Garau, Bologna che sta trovando con l'extra player con la porta vuota. Raccalbuto, si fa vedere Savini che riceve dopo l'incrocio, ancora Savini, a lui il pallone nelle mani, uno contro uno, lo scavalcamento da parte di Giacomo Savini, che giocatore, gran gol. Saltando da il nome, si è tuffato all'interno dell'area dei 6 metri. Gesto atletico impeccabile. Mancato a uomo, i compagni 2 volte sono andati a liberarlo, lo cercano e senza dubbio il faro. Sta limitando i danni il Bologna nonostante l'inferiorità numerica. Iniziale di 1-1, palla in mano, palla recuperata. Probabilmente riuscirà indenne da questa inferiorità. E infatti, è entrato Raccalbuto, torna ancora l'extra player.
il Bologna che ha un altro attacco in inferiorità numerica, Ragabuto infatti si avvicina alla panchina per operare il cambio con Rossi, ma tanto Martini continua a giocare, la palla dentro per Sanchez, ma svolta Valdes si è arrischiato anche l'invasore nella presa del pallone, ora Alvarez però è sufficiente il passaggio di Martini, è stato sufficiente anche però il passaggio di Rossi che rega la palla a Bologna. Cingoli raccoglie decisamente poco, direi nulla da questa superiorità. Eh sì, purtroppo non è stata assolutamente brava nella gestione di questa superiorità numerica. Subitamente in superiorità numerica, l'importante è quantomeno chiuderla in vantaggio, almeno di un gol, e già si è fatto più del potuto bene. Racalbuto, Garau. Si muove Kovacevic, è appena entrato il giocatore serbo, rinforzo che ha preso il posto su Komislav Bosniak, in estate è andato ad occupare la casella dello straniero. Uno contro uno, va verso sinistra, si affida Racalbuto, la finta di Racalbuto, grande parata da parte di Collelluori, era stata una splendida azione di Racalbuto, sì. Va bene anche Collelluori dall'altra parte, poi Alvarez tocca Rossi che non riesce a deviare la parata in maniera efficace, 11-10 al 18esimo minuto, Cingoli sempre via a sassata di Alvarez sul palo alla testa di Rossi che aveva intuito, era dato con tutto il corpo ed è stato anche in questo caso sfortunato, è riuscito a toccare in modo prepotente questo pallone ma non tanto per deviare una traiettoria fuori dallo spettatore. 89, Manuel Alvarez, detto origini argentine, Lorenzo contro Salone con Siracusa in sottomano di Sabini, rete per il 12-10 di Bologna, 18 e mezzo sul cronometro, attacca però dall'altra parte Cingoli, Alvarez prova a fare tutto da solo e lo fa in maniera efficace, non eccellente l'opposizione di Garau con cui Rossi si è arrabbiato molto, eccolo il gol e poi abbiamo rivisto anche lo scambio, il battibecco tra Garau. Se non usano un po' di fisicità con Alvarez avranno vita difficilissima, perché Alvarez rischierà di entrare dentro ogni volta, quindi devono mettere più energia per arginare questo giocatore che ha dalla sua centimetri e chili. C'è stato il cambio intanto tra i pali del Bologna, è entrato Leban mentre c'è stato uno scontro tra Alvarez e Sabini, cartellino giallo per il primo dei due per il difensore. Un colpo al volto probabilmente involontario perché Sabini si è abbassato nell'uno contro uno, cambio richiamato in panchina proprio Giacomo Sabini, ha tutto l'interesse Beppe Tedesco nel preservare le energie del suo uomo di punta, è entrato Riccardi, Kovacevic prova ad andare in operazione Riccardi, ancora Kovacevic che subisce fallo, no, cerca di entrare in prepotenza ma fanno buona guardia le difensioni della Kovacevic, Racalbuto passivo, segnalazione di passivo, Racalbuto che è sicuramente il principale tiratore almeno per quanto visto in questi primi 20 minuti del Bologna, stavolta è sfortunato, palla che si entra sul palo. Quando può lui incrocia il tiro, si sposta con il corpo verso sinistra e cerca di incrociare il tiro sul palo alla sua destra, questo per ingannare con il movimento del corpo il portiere, anche se fino a questo momento Collelluori ha fatto ottima guardia. Eccolo, inquadrato tra Collelluori, insieme a Gentilozzi, collega di reparto del Cingoli. Buono l'impatto sul corpo della partita da parte di Lebaren. Ha sostituito Rossi, il cambio ora Martini, tiro da parte di Kovacevic, palla che batte sulla traversa e ha riconquistato il possesso ancora Cingoli, 12-11 in punteggio, andiamo verso il 21esimo minuto, Alvarez c'è il fischio, c'è il time out chiamato da Nando Mancini, 23-47 sul cronometro della partita, andiamo ad ascoltare proprio le parole del tecnico di Cingoli. Quando c'è Savini, il raddoppio è su Savini e si rischia su tutti gli altri giocatori, ma su Savini ci resta sempre il raddoppio. Il resto giochiamo solo uno contro uno e se c'è da rischiare Garroni, se c'è da rischiare va a tirare la tua ala, non il terzino. Ehi,
Adesso, Lori, prova a sentire. Qualche Germania a destra, ma con Pippo che fa la pivot e Diego gioca all'ala con cambio. Ma guarda la situazione che si crea lì con Pippo che torna all'ala. O se no, vai a giocare il 3 sul terzo loro e cominciate il gioco. 3 sul terzo di sinistra, attacca Ema e vai a tirare se senti. Oppure per il gioco, un po' più di calma in attacco. Gigi, la partita è andata sui binari della velocità da una parte e dall'altra, e il coach Nocelli ha voluto abbassare i battiti, organizzare, perché siamo a 9 minuti e 15 dalla fine del secondo tempo. Il timeout ci sta anche solo per riordinare le idee. La partita non ha detto errori macroscopici da una parte e dall'altra, è un timeout per organizzare la fase. Comunque gli errori che sono stati fatti sicuramente sono stati commessi per eccesso e non per difetto, sia in voglia che in partecipazione emotiva a questa partita, ricordiamo, importantissima per entrambe le squadre. Vedevamo durante il time out quanto importanti siano i gol di Savini e Ragalbuto, 6 per Savini, 4 per Ragalbuto nell'economia del totale. 10 su 12 per Bologna. Il tiro da parte Nocelli, toccato dal muro ancora una volta, è andato fuori causa, Levan in questo caso, attenzione al tiro di Martini che ha provato da fuori la parata, il contropiede, il lancio, attenzione a Cingoli che ha l'opportunità di andare a realizzare il pallonetto delizioso e arriva la rete da parte di Garroni, gran gol in suo, freddissimo. Aveva chiamato Mister Nocelli durante il time out, voleva questo Mister Nocelli e questo è stato ricompensato così da Garroni, con un precisissimo lobo, morbidissimo, andando verso il fondo, probabilmente non colpevole Levan in questo caso. Con un mini break di 2-0, Cingoli ha girato la partita in proprio favore, il sottomano cercando da Riccardi, palla che sfila via però al lato rispetto alla porta, difesa da Colleruori che ha già fatto ripartire l'azione, Alvarez che va in elevazione, salto l'aereo, riuscito a contestare, attenzione alla ripartenza. Nardo, poi Riccardi, l'uno contro uno di Riccardi che si butta nello spazio e va a segnare, si rifà nell'errore di un attimo prima, rivediamo il gol, trova lo spazio. È stato veramente bravissimo, è riuscito a ritrovarsi tra secondo e terzo difensore in velocità, ha sfruttato l'inerzia del corpo e da lì chiaramente Colleruori nulla può. 13-13, equilibrio perfetto al Palsavena, al 22esimo minuto, 22-38 per l'esattezza, Nocelli, Alvarez, poi Strappini che si muove con il primo da mezzo ciclo perché c'è anche Manconi sulla linea, Nocelli ancora, vuole il pallone Rantes, ricatta un attimo quel passaggio Nocelli, poi nuovamente lui con sesto di palla, uno contro uno, errore, proprio di Nocelli, non c'è intesa con Alvarez che si era mosso per l'incrocio. Si era mosso per l'incrocio, errore di traiettoria, quindi era per il passaggio veloce, invece Alvarez aveva allargato la traiettoria, perché per lanciarsi non si intendono più, palla persa. Riccardi, Ragalbuto, ma lui ha la conclusione, l'ultimo tocco è del muro di Cingoli e la pallone che termina dunque oltre la linea di fondo, pallone ancora nelle mani di Bologna, Tedesco, ha fatto ripartire l'azione. Bonassi al posto di Ragalbuto, quanto movimento dei terzini del Bologna. Passa 96, il tiro di Riccardi che ha provato con uno contro uno, passa 96, naturalmente Stefano Bonassi, anzi di Bologna. Palla per Nocelli, la sua finta, è stato un fallo. Ottimo anche l'impatto di Bonassi in difesa, non si può contare con Nocelli. Eccolo in possesso di palla, poi l'incrocio, il tiro di Randes che va a segnare, gol ancora di Randes che sta dando un ottimo rapporto nella fase offensiva. Chiaramente un terzino lanciato anche se era fuori posizione, ma è potuto staccare, non ha avuto opposizione da parte della difesa e chiaramente ha potuto comodamente aspettare il movimento del portiere per incrociare quel tiro. Difesa un po' passiva, un po' morbida. Si sveglia ed era ora a dirla tutta Kovacevic che va a segnare, mancano, stanno mancando il suo gol al Bologna, Bologna che poi però fa fatica nel riposizionarsi in difesa e Nocelli stacca da vicino, molto vicino, troppo per quanto riguarda Levan che non può nulla, rete del 15-14, c'è sempre 5 Levan.
Kovacevic, come dire, era finalmente si è sbloccato in qualche modo, perché sono importantissimi i suoi gol per l'economia del Bologna, sia per aprire la difesa che l'economia del punteggio. Quindi deve darsi da fare. Esperienza a Montella, il tiro di Riccardi che stavolta fa una bellissima cosa, davvero un grande uno contro uno, il suo è arrivato il gol del pareggio, quindi si è qui tutta l'uomo uno contro uno, non se l'aspettavano, probabilmente si sono fatti tirare, si è fatto trovare impreparato, ha sorpreso tutti compreso con Del Vuori, che chiaramente lì quando un terzino riesce a fare uno contro uno a entrare il portiere si trova fuori tempo. Anche ammonito Ilari, che ha sostituito Alvarez, ma intanto Nocelli dalla linea dei 9 metri stanca e parte incolpevole Rossi. Grande sprima Nocelli adesso, troppo facili questi tiri soprattutto della zona centrale. Bologna deve porre rimedio. Bonassi, la posizione centrale, sono in panchina Racalbuto e Savini, due giocatori che hanno dato maggior apporto a Bologna nella fase d'attacco. Il tiro debole stavolta parato da Colleruori, il lancio per Garroni che è tutto solo lancio millimetrico, e poi Garroni freddo dalla linea dei 6 metri, 17-15, questa è la BC della pallamano, parata e contropiede. Parata e contropiede, diciamola tutta, la responsabilità di questa parata e di questo contropiede è di Kovacevic, un tiro senza ritmo, senza intensità, è uscito un tiro, quasi un passaggio al portiere, che ringrazia e innesca un contropiede praticamente perfetto. Time out sulla panchina di Bologna, ascoltiamo Tedesco. E adesso non dobbiamo avere le facce bianche perché sbagliamo in più, vediamo un gol in contropiede. Ti abbiamo fatto 15, abbiamo avuto 6 palle che sono entrate in palle in porta in bazzaglio. Prendiamo lo stesso partito, prendiamo fortissima difesa, ancora Gelli, ancora torna verso il centro e poi mi siamo a sinistra, il prossimo di più non sono mai conosce Matteo la sua squadra a menadito, questo time out è più psicologico che tattico, sa perfettamente che Bologna e la sua squadra e i suoi ragazzi soffrono tantissimo questa, psicologicamente questi errori, e quindi prima che sia troppo tardi li richiama all'ordine, predica calma e tranquillità, non vuole facce bianche, vuole continuare a giocare in maniera prolifica come, in questo momento, come fino a questo momento è stato, perché hanno fatto ben 15 gol. Certo, gli errori ci sono stati, ma sono endemici. Parla chiaramente di una partita così equilibrata, ma l'ha detto lo stesso Tedesco nel corso dell'intervista prepartita. Questi sono i momenti in cui il suo Bologna ha sofferto in maniera particolare nel corso della stagione, i momenti di difficoltà dai quali poi non è più riuscita a uscire fuori. Il tiro di Bonassi adesso è infatti un errore di fretta da parte di Bonassi, una conclusione insensata la sua. Garroni non riesce invece a realizzare, poteva essere un'ulteriore punizione questa per l'errore di Bologna. Lo stesso Bonassi adesso ha un'altra chance, va lui, la parola per Riccardi, uno contro uno in velocità Bologna, Kovacevic, il tiro di Kovacevic che va a segnare, toglie le castagne dal fuoco in casa Bologna. Di Nasta per non avesse un ottimo controllo, è riuscito comunque nella fase finale di riuscire a coordinarsi e a battere con le ruote. 17-16 nella fase finale del primo tempo, siamo al minuto 27 e ne sta venendo fuori la partita equilibrata, combattuta, che era lecito attendersi. Ilari, Garroni, il giro di palla, poi la serie di finte cercate da Ilari, Randes, il tiro parato da Rossi, c'è la possibilità di andare in velocità per Bologna, preferisce però rallentare Bonassi. Randes non riesce a direzionare nel migliore dei modi quel tiro sotto mano e Rossi fa ottima guardia, parata importantissima. Ora Riccardi che va a puntare Randes, poi c'è un fallo ai suoi danni, 9 metri, resta a terra Nicola Riccardi che è salito di tono nel corso dei minuti, ha preso per mano la squadra soprattutto nel momento in cui si è accomodato in panchina Savini, ha
ha preso fiducia soprattutto nell'esecuzione di questo uno contro uno, ha visto che può far male a Cingoli e sta utilizzando quest'arma. Bonassi, la conclusione lo aspetta lì su quel palo appostato con le ruote. Il tempo di guardare, di collaborare con il muro, quindi ci vuole ben altro per impensierire un Colleruoli così. Villari, Fernandez, cioè vuole calmare i battiti della sua squadra, passare i ritmi con l'azione d'attacco, allora con ordine Rocelli. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo, la palla per Ilaria ancora, che va dentro in uno contro uno, frettoloso Ilaria, fortunata Cingoli però, perché la parata di Rossi vede poi carambolare la pallone oltre la linea laterale, non era attento Naldo, che ha fatto propria la ribattita, e allora Stabini. Rocelli, c'è il cambio, è entrato Matijasevic nuovamente, che ha sostituito Ilari, non brillantissimo per quanto visto, Mangoni. Provato ad incrociare la parata come un falco, Stabini è sempre lì, ma è bravo Kovacevic a difendere la posizione e a ottenere ancora il possesso della palla. Bonassi prova lo scavalcamento, fallo ai Zidane da parte di Mangoni, bravissimo in questo caso Michele Rossi, questa parata è spaccata sul palo lungo, porta a 10 il bottino personale delle sue parate contro le 9 di Colleruoli, comunque buone anche le percentuali. 10 secondi da giocare, Bologna vuole portare fino alla fase finale di questo primo tempo la sua azione d'attacco, il tiro di Bonassi non è studiato nel migliore dei modi e poi pasticciano Nardo e Riccardi. Bologna spreca la possibilità di andare a pareggiare, 17-16 il Cingoli ha capitalizzato nei momenti giusti e va avanti, va la partita apertissima. La partita apertissima, sono due squadre che stanno dando tutto probabilmente nel secondo tempo. Avranno un calo fisico perché hanno speso tantissimo, probabilmente potranno aumentare gli errori, ma tanta voglia, una partita troppo importante per entrambe le formazioni. Ci si gioca una fetta enorme di salvezza in questo match of the week tra Bologna United e Cingoli. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta dalla Palasavera di Bologna per il secondo tempo. A tra poco.
Dalla pala sala di Bologna, tra poco squadra in campo per il secondo tempo del match of the week dell'undicesima giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano tra Bologna e Cingoli. La formazione partigiana conduce col punteggio di 17-16, ma non solo, campionato maschile in questo fine settimana si è giocata ieri infatti la nona e ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie 1 femminile, che ha la classifica, possiamo vedere in grafica, dopo appunto 9 giornate e le 8 qualificate alla Final 8 di Coppa Italia, Bressanone che chiude il girone d'andata con il titolo di campione d'inverno, 17 punti, a seguire Salerno a 16 e poi Odessa a 15, Rosso Buono a 10 punti, Brescia e Ariosto Ferrara a 9, Casalgrande, Padana a 6 punti e Vero a 4 punti. Queste sono le 8 squadre che hanno ottenuto l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia. C'è il Cassano Magliago che ha 4 punti al pari di Vero, ma ha lo svantaggio dello scontro diretto perso nel derby lombardo tra il gruppo 29, successo della formazione Francia Cortina, chiude il Flavioni con 0 punti. Possiamo andare a vedere anche quello che è il quadro dei risultati delle gare giocate nella giornata di ieri. La vittoria da parte della Casalgrande Padana in trasferta 30-20 contro il Flavioni, pareggio nel big match tra Odessa e Salerno 18-18, un pareggio che ha dato modo al Bressanone, che vedete ha battuto 26-21 il Leno in trasferta, di superare appunto la formazione campione d'Italia e quella veneta in classifica. Il Ferrara batte 32-27 il Cassano Magliano, vittoria anche del Dosso Buono, anche quello era uno scontro diretto contro Brescia, 28-26, uno scontro diretto che ha permesso alla formazione Scaligero di portarsi al quarto posto della classifica del campionato di A1 femminile. Vi ricordo l'appuntamento con la Final 8 di Coppa Italia dal 1 al 3 febbraio prossimi a Odenzo, il campionato femminile che tornerà direttamente il prossimo 12 gennaio e domenica 13 gennaio invece il nostro appuntamento con quanto riguarda la pallavolo femminile su Sport Italia, il primo del nuovo anno, sarà con la sfida tra Bressanone e Casalgrande Padano. Noi adesso ci fermiamo, andiamo nuovamente in pubblicità e poi si riprende per il secondo tempo Bologna 5, tra poco.
giocare per Bologna e Cingoli, Cingoli avanti 17-16 e questo è il match of the week dell'undicesima giornata del campionato in Serie A1 maschile di pallamano. La coppia arbitrale di Domenico Fornasera è pronta a ridare il via al secondo tempo, coppia arbitrale di Merano che ha sostituito per noti cronaca in extremis la coppia designata originariamente Simone Moritillo, fermati da un guasto aereo in partenza per Bologna, e sostituiti appunto da di Domenico Fornasera. È iniziato il secondo tempo, Cingoli avanti 17-16 contro Bologna. Vediamo cosa ci dirà questo secondo tempo. Un primo si è concluso quasi in parità con il 5 avanti di un gol, ma dopo una prima frazione di gioco combattutissima come potevamo aspettarci. Randes, il tiro di Alvarez subito si sblocca in questo secondo tempo. Alvarez che va a realizzare, era stato richiamato in panchina nella seconda parte del primo tempo, adesso è andato subito lui a segnare, 18-16. Porta a 3 il bottino personale di reti. Il Bologna deve porre rimedio soprattutto per queste vie centrali, perché sta subendo tanto dalla linea dei 9 metri e arrivano al tiro nelle zone centrali con troppa facilità. 1 contro 1, cercato da Savini, fallo. Dai 7 metri conquistato dalla Bologna United, con Savini che come Alvarez dall'altra parte era uscito nel corso del primo tempo, adesso ha avuto subito un buon impatto con la ripresa, 1 contro 1 vincente, adesso va lui dalla linea contro Collelluori che gli fa questo tiro dai 7 metri. E come gliel'ha parato super Collelluori, di spaccata, riflesso incredibile, elasticità, velocità da numero 1. Grande intervento ancora, ne abbiamo visti tanti nel corso del primo tempo, ce ne propone ancora un altro in questo avvio di ripresa. Andrea Collelluori che permette con questa parata su tiro dai 7 metri alla sua squadra, al Cingoli, di attaccare per il possibile più 3. Questo sarebbe il massimo vantaggio nel corso della partita. Vediamo se Cingoli riesce a concretizzarlo. Strappini che raccoglie un pallone sporco, lo fa coordinandosi in maniera eccezionale, tutto solo. Sì, una coperta troppo corta, perché adesso il Bologna ha alzato il baricentro della difesa, ma chiaramente ha lasciato scoperte le linee, sulla linea dei 6 metri. Troppo, ha avuto vita facile Strappini. Si è trovato tutto solo. 2 minuti del secondo tempo, ce n'è abbastanza per tenere sto per chiamare da sotto. Viva! Quella mano! Ma quel tiro ci ha fatto prima che è passato! Non c'è un modo di dire! Non vogliamo prendere due mattino! Ma per i nostri diavoli! Vogliamo vincere insieme secondo quella che la logica! Tutti insieme! Dai, dai! Sveglia! Dai! Manzanare! È imbestialito il mister tedesco per questo gol da pivot, non vuole prendere gol da pivot, vuole una difesa chiusa e contemporaneamente deve porre rimedio a, come dire, allo strapotere di questi terzini che si stanno alzando e stanno mettendo in grosse difficoltà la sua squadra. Beh, penso che dopo 2 minuti del secondo tempo, più che un time out tattico, sia un time out emotivo, un time out per svegliare, per dare una scossa ai suoi giocatori. Eh sì, un po' sulla falsariga dell'ultimo time out del primo tempo. Kovacevic, la palla per Savini, 1 contro 1 di Riccardi, si fa vedere verso destra, poi il pallone ancora manovrato da Riccardi, a sinistra dove c'è Savini, poi dopo un incrocio, la palla ancora per Riccardi che accenna, il tiro viene fermato dal Varez, Kovacevic fa fatica poi a ritagliarsi lo spazio per un tiro pulito, in sottomano prova l'invenzione Savini, palla che è terminata. Vedi Matteo quanta differenza c'è nella manovra d'attacco. I Cingoli ha tiratori dalla distanza, dai 9-10 metri si possono alzare e possono tirare. Il Bologna ha necessità di trovare spazi tra gli errori della difesa del Cingoli, in questo momento non sono stati macroscopici, quindi ha fatto grossa attenzione, non ha tiratori puri, quindi fa più fatica a trovare la via di gol da fuori dai 9 metri. Ora il Valenz, Randes. Sulla destra c'è un 1 contro 1, adesso Randes ancora fa il 33° minuto, 19-16 il punteggio di
in favore di Cingoli, che ha fatto registrare il suo massimo vantaggio nel corso della partita. Attenzione ad Alvarez, l'incrocio, la palla Fernandez se la butta dentro per Strappini, che è sempre lì. 20-16, adesso Cingoli prova a fuggire lì. Incroci, manovrano un sacco di terzini che creano tanto spazio, qualcuno deve uscire a toccarli perché li stanno mettendo in difficoltà e automaticamente si creano spazi per il pivot. Si sta muovendo benissimo Strappini, lo sapevamo, ha tanti gol nelle mani, è veramente l'anima di questa squadra, bravissimo Sabini. La palla per Kovacevic, c'è stato però un fallo fischiato ai danni dell'attacco di Bologna, su Garroni. È stata una finata di particolare da parte di Nardo al momento del taglio, si è tirato via l'avversario, non è abbastanza per la coppa arbitrale per riconsegnare nuovamente il pallone al Cingoli, che è in un momento estremamente positivo della sua partita. Più 4, massimo vantaggio, e la palla del più 5 nelle mani di Alvarez, toccata dalla difesa di Bologna, il pallone che esce, non c'è stato alcun tocco di Nocelli, che ha lasciato volontariamente sfilare via il pallone. Allora con ordine adesso Mangoni, Alvarez, Badarannes, nuovamente Alvarez, incrocio, cambio di posizione con Nocelli. Ancora la conclusione, pallone nell'angolo alla sinistra di Rossi, più 5, Cingoli 21, Bologna 16, si spetta la luce. Che bel gol di Randes, cambio di velocità sul passo, batte tutti sul tempo. Si spetta la luce, tutto più facile per il Cingoli in questo momento. È andato un po' in confusione il Bologna, soprattutto in difesa. Momento che Tedesco teme. Si stanno rimaterializzando i fantasmi di questo Bologna e li hanno accompagnati per tutto l'anno. Prova Sabini a scuotere la squadra, si mette anche la sfortuna perché il pallone finisce sul palo e poi lo riconquista il solito Strappini. Che cischiano un po'. Che difesa onnipresente, ieri Strappini, partita sontuosa, davvero la sua quantità, concretezza al tiro, per gli spazi creati e anche per quanto riguarda la prestazione difensiva. Non c'è Mirandes, Alvarez, in questo momento della partita è soprattutto Cingoli, poco Bologna, il tiro di Nocelli stavolta è forzato, l'ha recuperata Bologna, il lancio per Nardo da parte di Rossi, il tiro e arriva la rete, si sveglia Bologna, lo fa con il gol di Giulio Nardo, rivediamo con replay l'azione raccolta e poi la rete. Dall'altra parte però non c'è davvero tempo per respirare, parata di Rossi, Randes ha provato la conclusione, l'ha riconquistata ancora una volta Bologna, che adesso rimane la palla del possibile 2-0 di Parziale, la palla larga per Martini, che preferisce però fermarsi, Sabini invece voleva tenere l'inca. Saggiamente non se la sente Martini di continuare a spingere questa manovra d'attacco, tutto da rifare per il Bologna, ma intanto ha riuscito a rosicchiare un gol. Ottimo il contropiede, la parata di Rossi, il contropiede lungo di Nardo. Kovacevic adesso per Riccardi, che la cede a Santolero, fa fatica a girarsi, nuovamente scorda sulla linea dei 9 metri, il tiro di Kovacevic, c'è fallo e 9 metri. Hai Matteo la sensazione che questo Kovacevic sia un po' impacciato, macchinoso? I movimenti risultano poco fluidi. Stavolta però trova lo spazio per il tiro, riesce a realizzare, nonostante si sono continuati ad essere non, come dire, fluidi, ma è stato efficace in questo caso. Il Bologna ha troppo bisogno di chi la mette dentro, ha sempre ragione. Assolutamente. E allora ha ragione Kovacevic. 21-18, Bologna con un 2-0 di parziale, è tornata sotto di 3 reti. Non c'è, siamo al 37esimo minuto, la palla per Randes. Fa vedere Strappini che gioca da poggio, poi nuovamente Nocelli, lo invita l'uno contro uno Martini, la palla larga per Mangoni che prova una virgola un po' goffa però nel tentativo, il lancio direttamente per Martini che la mette sopra la testa di Colleruore, gran lancio di Rossi. Ingenuità di Mangoni però, perché in questa fase del match non si può sbagliare un tiro in quel modo, non è il modo esatto per l'esecuzione che poi ha portato al capovolgimento di Rossi. Se Tedesco e time out l'aveva chiamato dopo 2 minuti, dopo 7 minuti del secondo tempo lo chiamano Nocelli. Ascoltiamo il tecnico della Fondazione. Ha ricattato l'incendente sul mancino, l'hai preso anche questo, Kovacevic. Lascia via, parte Lorenzo verso il cielo, roba tua, lascia, vai lì, ma no, basta che non stai con le mani basse, esci, tranquillo, anche se sei ritardo dai con il muro. Tutto, giriamo, non stiamo affrontando la
c'è il primo attacco, Lori. Velocità, cambio di posto, incroci, quasi incroci. E l'ultima palla a Diego. O se no, apertura sulle ali. Senza fretta. Seconda fase, prima fase, c'è cioè terza fase. E poi con quarta fase ricominciamo piano. Quante informazioni ha visto il Roselli, solamente in un minuto. Più attenzione al tiro, chiusura in difesa, incroci, doppio incroci e palla alle ali. Difesa, gioco veloce, prima fase, seconda fase in gioco veloce. Insomma, tante informazioni importanti. Sta riorganizzando e riordinando le idee della sua squadra, che in questo momento ha subito il break del Bologna. Informazioni tattiche che però dietro ascoltano naturalmente la volontà di provare a invertire la tendenza emozionale della partita, perché Bologna ha fatto registrare un break di 3-0 ed è tornata prepotentemente sotto di due reti, 21-19, attacca 5, siamo al 38esimo, è ancora lunghissima la partita. Strappini, il possesso poi per Mocelli che va verso sinistra, ancora Rades, prova il sottomano, pallone che passa tra le mani di lui. Bellissimo questo gol di Landis. Tempo, probabilmente Rossi non lo vede partire, lo vede all'ultimo momento. Il pallone. Cambio, Mattini, entra Kovacevic, la palla attacco, cambio di posizione, tra Kovacevic e Savini che passa ad attaccare come terzino destro. Santolero viene posizionato tra Strappini e Dallaez. Vediamo l'azione, la nuova offensiva di Bologna, Savini, 1-1, poi la palla per Riccardi, non è preciso il suo scarico, deve cercare la giocata a Pio Tedesco in grande difficoltà. Era difficile, veramente difficile coordinarsi in quel frangetto, da dimenticare il passaggio di Riccardi. Eh sì, è difficilissimo già tenere viva quella palla, poi figuriamoci tirare. Ha tentato la fortuna, ma chiaramente aveva già fatto troppo per non buttare quella palla. Può provare a trarne vantaggio Cipoli, ancora Rames, avanza con un incrocio. Palla dentro, l'anticipo di Riccardi che viene trattenuto, riesce comunque a lanciare il portato, che è tutto solo il tiro di Nardo che va a segnare rete di Bologna, sotto di due ancora, nuovamente la formazione emiliana, rivediamo il gol di Nardo, mentre Riccardi voleva provare un 1-1, non è stato accompagnato dal il punteggio. Solitamente si preferiscono i passaggi schiacciati al pivot, perché se viene intercettato un passaggio alto, il rischio di contropiede è altissimo. In questo caso infatti è arrivato il gol poi di Giulio Nardo, efficace dalla linea. Coniglio fuori dal cilindro sul primo passo senza rincorsa, massimo nella mano, scelte voi, ma comunque un gol strepitoso. Kovacevic che va in elevazione, si sono nuovamente alzati i ritmi della partita con entrambe le squadre che cercano di giocare sulla rimessa veloce, sull'uno contro uno immediato, subito dopo aver subito la rete. 23-20, punteggio abbastanza alto dopo soli 40 minuti di partita. Si giocano comunque carte scoperte, viso aperto, era come dire preventivabile che il punteggio fosse così alto, perché entrambe le squadre adorano il gioco veloce. Sulla traversa la palla è tornata comunque nelle mani di Riccardi che può attaccare, Savini. Santolero. Kovacevic che va in 1-1, si butta lui dentro, parata ancora di Colleluori, ma nuovamente in 9 metri. Santolero ha fatto ripartire l'azione, Savini la porta lui avanti a Palese, c'è la segnalazione di passivo, si è alzato il braccio e allora il tiro di Kovacevic viene Italia, però questa conclusione costruita male da Kovacevic. Il suo terzo tentativo, però questi tentativi è stato quasi scarico, quasi senza forze, poco incisivo. L'ultimo è stato emblematico, infatti sembrava quasi un passaggio. 41esimo minuto, 23 per chi attacca, Cingoli, 20 per chi si difende, Bologna. Bologna vuole rimanere attaccata alla partita, ma ha troppo bisogno di gol, soprattutto da fuori. Entrato Matiazzevic per Mangone, il tiro di Nocelli che arriva raggiato e va a segnare gol da parte Nocelli, che è riuscito a trasformare 23-20 quando siamo al 41esimo minuto di partita. Ora il tiro, la conclusione di Randers, proprio al 41esimo, arriva il 24-20, Cingoli scenderà ancora una volta, un gol su più qua. Sta scappando via il Cingoli, sta tesorizzando
ma soprattutto il lavoro dei suoi terzini e gli errori di Bologna. Sì! La fortuna questa volta si mette dalla parte di Nicola Riccardi, che va a trasformare terminato prima sul palo e poi sulla schiena di Colleguore, era già caduto nel corso del primo tempo. 24-21 sì, Riccardi, come dire, la fortuna aiuta gli audaci. Qui Riccardi è stato audace perché ha tirato, come dire, anche con la disperazione del momento, è stato premiato. Brandes, un lavoro per questo ragazzo siciliano, la fase d'attacco del anche al Varez, sempre il suo fuoco, questa volta provato la rete del 25-21. Matteo Tedesco ha spazio per mettere il pallone anche in corso dei pali, poca risposta. Tecnicamente perfetta l'esecuzione di questo tiro, salta benissimo, si apre, aspetta il movimento, supera il portiere, la mette sotto il set, tiro perfetto. Nuovamente Randes, gestito con ordine, con calma da Cingoli, che è sopra sul più 3. Bocelli, ancora la conclusione, finalmente sono riusciti a sporcare, a mudare il tiro, è comunque terminata oltre la linea di fondo. Andes, Bocelli in incrocio, Bailey, Randes, questa volta errore in attacco di Cingoli, può partire in contropiede Bologna, ma era tutto esatto, però abbiamo avuto il fallo, e ha guadagnato almeno un paio di metri per messo in gioco del pallone. Si riparte, ma intanto la difesa di Cingoli si è riposizionata sulla linea dei segni. Importantissima questa manovra d'attacco, la fazione d'attacco, perché se il Bologna riuscisse a segnare comunque rimarrebbe attaccata la partita, perché attenzione, per Alvarez, nervosissimo anche prima con Martini, ha avuto qualcosa da dire, fuori dalle inquadrature i due si erano beccati esattamente. Deve essere volato qualche colpo proibito, il pallone era da tutt'altra parte. Però un giocatore esperto come Alvarez non deve cadere in questo tranello, soprattutto in un momento così delicato, non può lasciare la sua squadra in inferiorità di numero. Savini per Kovacevic, ha spazio Bologna, però non riesce, passivo, a trovare la possibilità, lo fa con Nardo che la mette sotto la traversa, aveva tutto lo spazio e tutto il tempo e va a realizzare. Eccolo qua nel replay, bellissima l'esecuzione, abbassa il braccio, aspetta il movimento, inganna con le ruole, poi rialza con il polso sotto la traversa, esecuzione anche questa magistrale. Bocelli, palla per Randes, ancora Bocelli, si fa vedere Garrone, inferiorità numerica Cingoli che attacca con l'extra player, con due pivot, Mangoni e strappini sulla linea, sotto mano di Nocelli, c'è il tocco del muro, allora ancora possesso la formazione marchigiana. Garrone deve giocare al limite del passivo, lo chiama con veemenza dalla panchina Beppe Tedesco, l'ha preso in corato, Nocelli ancora va a prendersi il pallo, vuole far correre via i secondi Cingoli, sopra di due reti, 25-23 alla 45esimo. Nocelli, la conclusione stavolta arriva ed è ancora un bel gol. Sì, un po' piatta questa difesa, comunque vanno all'indietro, non aggrediscono l'attaccante che probabilmente ha preso il tempo per mirare e scagliare il tiro lì dove il portiere non può arrivare. Un cambio tra i pali di Bologna, Kovacevic intanto uno contro uno ha sfruttato la figura intermedica ed è rimasto a terra dolorante, ha segnato un gol del 2 che rivediamo nel replay e poi ha subito un colpo, però quell'uno contro uno viene richiesto l'intervento dello staff medico, soprattutto Kovacevic, quarto gol, esatto, la sua quarta struttura da lasciare in campo, chiamato infatti in partita, i prossimi 30 anni sarà fuori, soprattutto il Santovero nella fase difensiva.
preso uno dei due time out a loro disposizione. Straffini è spettacolare sulla linea, ancora e pallone gli un'azione di gioco, prima per proteste in maniera ingenua. Comunque se poi Nando Nocelli deciderà di operare un cambio su quel lato della difesa, se esporrà ancora una volta a Varez la possibilità di essere squalificato con un cartellino rosso. Intanto in superiorità numerica attacca Bologna, c'è un fallo che non è riuscito ad arpionare quel pallone e a girarsi 9 metri. Ancora Salini che vuole nuovamente Riccardi sulla linea dei 6 metri come doppio pivot, la palla per Pasini, ha spazio per andare dentro, ma lui grandissima parata di Collewuori, intervento incredibile. Sì. Pasini ha tirato, come dire, dritto per dritto, si dice in questi casi, non ha cambiato la traiettoria della palla e Collewuori ha letto benissimo il braccio di tiro ed ha negato la gira del gol. Ne è entrato Pasini. Dai 6 metri, fondamentale importanza quella di Andrea Collewuori. Adesso Ciccoli attacca con il pallone del più 4 possibile nelle mani, ci trova Nocelli, può tentata questa volta la sua conclusione, palla che è terminata alta sopra la traversa, e allora alla 48esima può attaccare nuovamente Bologna, non c'è il pallone sulla linea, lo voleva Martini, Pasini, ma Pasini decide di andare e organizzare questo attacco sulla difesa schierata di Ciccoli. Il tentativo ancora di Savini, poi Pasini, nuovamente l'invito per Nardo che risale e si prende la conclusione, la mette tra le gambe di Collewuori, che aveva intuito, aveva aspettato benissimo, l'aveva invitato lì, non fa in tempo a chiudere le gambe, sarebbe stata un'altra parata stratosferica, un parata di livello internazionale, però Nardo aveva tantissimo tempo per poter guardare il mondo. Sempre comunque del pensiero, dell'intelligenza nei movimenti di Collewuori, e questo mai casuali per un ragazzo così giovane, ricordiamo classe 2000, è qualcosa di estremamente indicativo, valore indicativo del suo talento. Andiamo verso il 49esimo e siamo sul 27-25, ci aveva provato intanto Mangoni con un'azione personale. Nocelli ora attacca ancora Cingoli, rientra Garroni, ha cambiato difesa Bologna perché Riccardi ora agisce in posizione di centroavanti, è tornato piatto adesso, era stata solo una fase momentanea dello suo movimento, si alza il baricentro invece con la partita, l'hanno portato all'infrazione, al cambio di possesso, ha fatto di Cingoli, osserviamo questo tentativo offensivo di Riccardi che va a sinistra, fa tutto da solo, lo fa commettendo una frazione di passi sotto falle, quindi quando lo mette a sua disposizione. Ha fatto bene Riccardi a provare in velocità, come dire, cercare la finalizzazione in velocità sfruttando l'inerzia del suo corpo, però ancora una buona guardia. Allora! Salute, ora Pasini, lo finte, ma nuovamente per Salute, fallo. Non riescono a trovare tanto spazio, vanno a rimbalzano contro la difesa del Cingoli, vanno a infrangersi contro i giocatori cingolani in queste azioni. Savini per Riccardi, arriva troppo a ridosso, poi Savini invece prova la conclusione sotto fallo, ancora 9 metri. Non è calato le mani da più, 27 Cingoli, 25 Bologna. Savini, ancora Riccardi. Alta la concentrazione, la difesa di Cingoli, Savini nuovamente un incrocio per Pasini che però non ha il braccio per prendersi il tiro dalla distanza, fallo ancora 9 metri, c'è la segnalazione di passivo su questo, ci siano rimasti tanto. Uno o due passaggi un po'. Riccardi deve fare tutto da solo, è un'invenzione, egregiamente tutto da solo, gran gol questo di Nicola Riccardi, che stacco, un'ottima esecuzione la sua per il 27-26, che è un'iniezione di fiducia per Bologna. Quanto sono importanti questi tiri
dai 9 metri, dai 10 metri, che comunque danno morale ma non danno punti di riferimento alla difesa. Il Bologna ha bisogno di tiratori dall'arco dei 9 metri. Strafuri, tenutissimo, ed eccolo lì, infatti, ecco. Raccoglie il pallone con nuovamente Alvarez, anche lui particolarmente eccolo il time out, che Strafini ha fatto decisamente troppo male, attira spessissimo Alvarez a 6-2 difensore e poi Strafini è bravissimo a punire. Ascoltiamo il time out, ripeto, lui gira libero dietro, assolutamente no, non voglio neanche lo show, io voglio adesso che noi avanziamo sulla sul vuoto in pronto colpito, questo è meglio, ok? Facciamo un giocatore e un altro sta sul tiro, ok? Assolutamente, rimaniamo così in difesa perché non voglio prendere il tiro, furibondo Beppe Tedesco, che chiaramente non vuole che si esca, che escano i due su Alvarez. Se un giocatore esce a contrastare la penetrazione di Alvarez, l'altro deve rimanere sul pivot, non può avere tutto quello spazio, non può rimanere incontrollato questo pivot senza nessuna attenzione, perché Strappini ha dimostrato tutto l'anno e soprattutto in questa partita che basta pochissimo per riuscire a ricevere il pallone e per far gol. Da Remida, la sua, ha trasformato in oro tutto quello che ha toccato, davvero ha finalizzato. Ma poi un giocatore silente, Matteo, non è particolarmente appariscente, ma nelle condizioni della partita efficacissimo. Comasi in sostanza. Savini attacca Bologna dopo il time out. Martini che appoggia la palla su Comasi. Tiro di Savini che riesce ad incrociare e a realizzare. Quanta furbizia in questo tiro, salta, anche un po' di ingenuità da parte della difesa, che non, come dire, si perdono il pallone in braccio, saltano in maniera meccanica. Savini riesce a superare, a tirare nel campo, incrociare quel tiro, quindi vuol dire che il difensore aveva perso la posizione. Siamo al 22esimo minuto del secondo tempo, 52 complessivi. Gentilozzi incoraggia Andrea Colleluori, il portiere del Cingoli, Nocelli. Il tiro da quella posizione sta facendo malissimo Lorenzo Nocelli. Malissimo, sta facendo malissimo perché sta tirando sul tempo. Sul passo sta tirando e trova il difensore con le braccia basse e il portiere vede partire questo missile, perché poi è un tiro esplosivissimo Nocelli, all'ultimo momento, e spesso intuisce ma non fa in tempo ad arrivare a deviare la traiettoria di quel pallone. Savini ora il pallone nelle mani, Kovacevic, Riccardi, Savini ancora con Kovacevic che mette una palla in attacco sfondamento. Non riesce a controllare il corpo, è stato un, come dire, goffamente incappato in questo sfondo, ha puntato il difensore. Questo è un errore che pesa, perché adesso Cingoli ha nuovamente la palla del più 3, una situazione che si è già verificata nel corso della partita, ma a questo punto con 53 minuti trascorsi diventa pesante. Eccolo qua, il più 3, 30-27, non impeccabile Levan dalla distanza, tocca quel pallone, non riesce a tagliarlo, Hernandez riesce a trasformare la rete che permette a Cingoli, come detto, di portarsi nuovamente avanti di 3 reti. Ora prova la reazione Bologna con Kovacevic in un'azione veloce nella circolazione della palla. Ancora un fallo. Riescono a mantenere il possesso di questa palla. Io credevo avessero perso il pallone, invece c'era un fallo in precedenza. Ma devono tirare da fuori, devono cercare di impensierire questo Cingoli, perché altrimenti continuano a utilizzare tantissime energie. Oppure dall'ala. Con le ruoli questa volta sono bravissimo. Ancora l'intervento, l'ennesimo, da parte di Andrea Colleluori, e con ordine, con calma, con pazienza Cingoli attacca. Siamo più precisi, 14 sono gli interventi di Colleluori. Nocelli su Cingoli prova a capitalizzare quarto colpito tra i tali.
dalla sua estrema posizione. Garrone, dopo aver tiro cercato dal Varez e deviato dal muro, è già ripreso il gioco. Strappini, Nocelli vuole cedere il pallone a Garrone, ancora Nocelli nuovamente, poi Randes, si va a destra al Varez, uno contro uno, fallo su Varez, corrono via intanto i secondi. Strappini, palla per Randes, prova con un uno contro uno, non è nato addosso a Santolera, non voleva Santolera, in effetti segnalazione di passivo su questo nuovo attacco di Randes, il tiro murato, la palla che termina oltre la linea di fondo, ancora in possesso al Cingoli. Lui probabilmente Tedesco doveva lasciare quella palla all'Evan. Sottomano è fortunato Alvarez che si riprova in seconda istanza, il suo tiro è finito fuori, non c'è stata alcuna deviazione, la palla la riconquista volta. Riccardo velocissimo in uno contro uno, ancora fallo, questa palla è pesantissima per Bologna, è la palla del possibile meno due quando mancano 4 minuti e 15 secondi. Poteva fare molto male Riccardo in questo capovolgimento di fronte, ma è stato bloccato con un intervento perfetto sul braccio di tiro. Covace di caduto ancora. Nella mischia era Tedesco, aveva fatto vedere ottime cose nel corso del primo tempo, ancora era caduto. La conclusione, stavolta la parata di Colleruoli, quasi senza guardare la porta, di Raccalduto. Voleva sorprendere Colleruoli, ma chiaramente non è la serata giusta per trovarlo impreparato. Raccalduto che ha fatto, aveva iniziato benissimo il primo tempo con 4 gol all'attivo, poi è stato estromesso dalla partita. Chiamato in partita poi si è un po' spesso, non è riuscito a riprendere il ritmo della sfida. 3:20 da giocare, più 3 cingoli. Non c'è. Tiro debole, controllato, senza particolari problemi da Levan. Le speranze di Bologna passano da questo pallone. Tentativo di uno contro uno di Raccalduto che è stato fermato con un fallo a 9 metri di quella rossa, deve affrettarsi però a segnare Bologna perché il cronometro non è amico. La squadra di Beppe Tedesco rientra Garau in posizione via alla sinistra. Anche Mangoni sta facendo un'ottima partita in difesa, eh? Il secondo difensore tra l'altro ha sostituito, invertito il posto con Alvarez, che lo ricordiamo ha sulla testa la squadra di Gabo, che vede due sospensioni temporanee, ossigeno allo stato puro per Bologna questo gol. Savini ancora aggrappata la partita con i gol di Savini, con questo gol di Savini che batte con le loro probabilmente sul suo palo, ma era posizionato malissimo Strappini questa volta in difesa, era tutto, come dire, non era nella posizione migliore, non è riuscito a né ad aiutare il portiere con un muro. Nocelli, Alvarez, che vuole il movimento di Strappini, la palla larga per Randes, ha riconquistato palla il Bologna, attenzione adesso alla ricerca della velocità della formazione bolognese, invocata dal pubblico tra l'altro l'azione in velocità. Martini però è colpevolmente fermo e infatti ha riconquistato palla il Cingoli con Mangoni, il tiro è finito alto, non c'è fallo, si continua a giocare poco male dopo quell'errore di Martini per il Bologna. Ora Savini, 1 contro 1, Raccalduto. Che male le ultime tre azioni d'attacco in Cingoli, quasi con sufficienza, forse ha dato troppo per scontato di avere la partita in pugno, ma nella palla a mano 2 minuti sono tantissimi, in questo momento 1 minuto e mezzo, palla in mano al Bologna, due cose da recuperare. Ritmo sulla sua azione d'attacco, Raccalduto per Garau, è un pallone importante questo, lo capisce Andrea Colleruoli. La parata di Colleruoli, Colleruoli veramente è una parata fondamentale. Questa sì, questa vale come un gol, forse questa parata più. Vale forse più di un gol, potrebbe valere a questo punto 2 punti, quelli che i Cingoli ha la possibilità a questo punto enorme di andarsi a prendere, 30-28, manca un minuto, ma attenzione alla palla recuperata dal Bologna, Raccalduto la tiene in vita, la butta nel mezzo dove Santolero con tanto cuore e cavarmietà la riconquista, deve affrettarsi però Bologna perché mancano 40 secondi, serve un gol quanto prima, l'uscita intelligente di Randes che è andato a fermare l'attacco di Savini. 59 e
soglia degli ultimi 30 secondi. 59-53 sul cronometro della partita, 30 singoli, 28 Bologna. Bologna ha una manciata di secondi per segnare adesso e poi provare a riconquistare il pallone. Kovacevic, la palla larga per Cimatti, non è riuscito a tirare, bisogna tirare però perché il cronometro è impietoso, lo fa Savini nel modo peggiore perché frana addosso a Strappini e questa palla sì che vale due punti. Questa palla vale come una parata di Strappini, che è stato veramente straordinario. E ora Cingoli deve far passare solamente i secondi e guardarsi dalla difesa a tutto campo da parte di Bologna. Nocelli, poi i secondi però sono finiti, il tiro di Nocelli, vince Cingoli, il Cingoli batte Bologna al Palasavera in trasferta, 30-28, in uno scontro salvezza fondamentale per le due squadre, fondamentale per Cingoli e che lascia tanto amaro in bocca al Bologna, una partita da vorrei ma non posso per la formazione bolognese, una partita di grande cuore per quanto riguarda il Cingoli, condita dalle parate di Andrea Colletti. Sì, sicuramente MVP di questa gara, 16 parate al suo attivo, ma tutte molto 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 importanti nei momenti decisivi, nei momenti cruciali di questa partita. Per la verità, gli ultimi 5 minuti Cingoli si è un po' complicato la vita permettendo al Bologna quasi di poter credere di rientrare in partita. Tanto cuore per la formazione emiliana. Che non è bastato e dunque il Bologna resta in coda alla classifica con soli due punti, fugge via anche il Cingoli oltre alla Gaeta che in settimana aveva centrato un successo importantissimo contro Pressano, diventano 7 anche i punti del Cingoli a questo punto di una lotta per non retrocedere che vede coinvolta naturalmente il Bologna che è però più in ritardo, molto più in ritardo rispetto alle altre, ma anche il Bologna che ha 8 punti, il Merano che invece di punti ne hanno 7 dalla Palasavera. È tutto, vi ricordo il punteggio dunque, Cingoli ha battuto 30-28 il Bologna United nel match of the week che completa il quadro dell'undicesima giornata del campionato di Serie A1 maschile. Grazie Gigi. Grazie a te Matteo, ciao a tutti dalla Palasavera. Dunque grazie per essere stati con noi, da Matteo da Volte un saluto e un buon proseguimento con i programmi di Sport Italia, buona pallamano a tutti, alla prossima.
prendetemi solo il giocatore, non me la macchia, non mi sente. Fra, mi senti, Fra? Vabbè, regia, non me la macchiate, l'intervista la macchio io poi. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Ok. Andrea, una vittoria di fondamentale importanza, costruita minuto dopo minuto con le tue parate, con il cuore di Cingoli che ci ha creduto, a sfruttato soprattutto tutti gli errori di Bologna nel migliore dei modi, preziosissima per la classifica. Assolutamente sì, una partita che dobbiamo portare a casa, l'abbiamo fatto, abbiamo sofferto per tutti i 60 minuti, ma col duro, con una buona difesa, un buon attacco siamo riusciti. A questo punto avete raggiunto il Merano in classifica, 7 punti, siete anche il Gaeta, 7 punti, siete nel mezzo di una lotta a salvezza ancora però lunghissima, avete fatto solo un passo verso la salvezza, ma è ancora lungo il campionato. Come hai detto tu, ancora lunga, lunga. Stiamo lavorando un sacco e si è visto dall'inizio del campionato le differenze che abbiamo fatto lungo il percorso sportivo. E sì, siamo in una zona un po' complicata dove si combattono più squadre, però ce la mettiamo tutta sicuramente. Il tuo primo campionato di Serie A1 a girone unico, che idea ti sei fatto dopo queste prime 11 giornate, sia di tutta la classifica in generale, sia poi della parte bassa, chiaramente, che è quella che vi riguarda? Un campionato eccezionale, non pensavo fosse così intenso, ma invece è davvero buono. Il livello di tutte le squadre dalla prima all'ultima. Per quanto riguarda invece la parte bassa, la lotta per la salvezza, avete affrontato ormai praticamente quasi tutte le squadre, siamo all'undicesima giornata, avete fatto anche punti contro Bressanone, che è una squadra che vi precede in classifica, buttando per la verità poi, per come è andata la partita, la vittoria. Insomma, questo Cingoli soprattutto in casa può strappare punti importanti anche a squadre che la precedono. Sì, sì, io non sono di Cingoli, ma ho notato che in casa è davvero difficile giocarsi. Per questo sì, soprattutto in casa cercheremo di prendere i punti, come ho fatto con Bressanone. Quanto ti riguarda, oggi un'altra prestazione importante, tu sei giovanissimo, sei uno dei ragazzi della generazione d'oro della pallamano italiana. Di la verità, se ne dicono tante su di te, stai guardando anche un po' oltre confine? Sì, sì, sto provando a magari uscire dall'Italia l'anno prossimo, ce la sto mettendo tutta e spero di farcela. Andrea, provo a riassumere. Michele, provo a riassumerla in tre parole che potrebbero forse riassumere anche le prime 11 giornate in generale di Bologna. Un po' vorrei ma non posso. Sì, purtroppo manca qualcosa, sì, secondo me non siamo così inferiori ad alcune squadre, però arriva in alcuni momenti della partita, manca qualcosa, adesso dovremmo lavorare su questo, adesso a 5 punti, manca praticamente solo un girone perché noi abbiamo una partita in più, sono tanti, iniziano a essere tanti perché ci saranno anche gli scontri diretti per le altre squadre, però è finita soltanto alla fine, dai. Sì, guardiamo il film della partita, siete stati sopra anche in alcuni passaggi, siete stati comunque sempre aggrappati al Cingoli, poi ci sono momenti in cui davvero date l'impressione che si spenga la luce.
Sì, manca qualcosa sicuramente forse in tutte le parti del campo, dalla porta, difesa, l'attacco. Sicuramente dobbiamo lavorare su questo, siamo abbastanza giovani, ma siamo giovani anche le altre squadre, quindi non è un attenuante. Dobbiamo lavorare di più durante la settimana e cercare di prendere punti, più punti possibili. Chivo, ci sono 11 giornate in cui avete raccolto 2 punti, è vero, ma vi siete fatti un'idea di quello che è il valore del campionato? 5 punti da recuperare non sono pochi in una stagione così difficile, soprattutto a un livello così alto, così, partite così equilibrate. Ci credete ancora? Insomma, è una situazione davvero difficile. È difficile, però bisogna crederci, perché comunque sono. Magari si prende un attimo fiducia con una vittoria e dopo si fanno altri 2 o 3 punti in più. Soprattutto all'inizio del giorno di ritorno avremo Cologne e Gaeta e magari sono punti da provare a fare assolutamente, perché uno tra l'altro con Gaeta è quasi uno scontro diretto, dipende da, perché ha vinto anche col Pressano. Dobbiamo provarle ogni partita, bisogna provare. A posto ragazzi, grazie.